Sentite che meraviglia! Oggi è il 20 maggio del 2022 all'alba, ci troviamo sopra un ruscello meraviglioso, sullo sfondo la catena delle Serre Calabre, località Lubello. E di qua un ruscello meraviglioso, col sole che si riflette. Devo dire abbastanza paradisiaca la cosa, eh? Guardate meraviglia! Questo bosco di castagne appena tagliati e questo ruscello pieno di acqua abbondante, fresca, che arriva dalla montagna. Stamattina abbiamo fatto quel giro veloce nel centro storico di Serra San Bruno. Adesso andiamo alla ricerca di impronte di lupo. Ci è stato segnalato ieri sera un lupo intorno alle 23 di fronte alla COP, quindi abbiamo chiesto le telecamere a tutti, alla polizia, ai Galeano, insomma a tutti questi che hanno fabbriche e abitazioni del comprensorio, per capire il passaggio di questo ipotetico lupo, che io ancora ovviamente devo visionare meglio per capire se è un lupo o un ibrido, un lupo che arriva magari da Santa Maria del Bosco alla ricerca di cibo, quindi di rifiuti, ed entra tra le abitazioni di Serra sul lungo fiume di via San Brunone, oppure un lupo che viene da questa zona, dalla zona del Lubello. Andiamo. Guardate che meraviglia questo cucciolo di pastore del Caucaso che viene a darci il benvenuto, i migliori cani antilupo. Bravissimi con le persone, ma soprattutto ottimi cani da difesa. Guardate sullo sfondo, revisioni carè e poi tutta la catena che si abbraccia a Monte Pecoraro. È meraviglioso questo posto. La parte alta di Serra, la parte delle campagne, è fatta da abeti, pini, ciliegi, noci, castagni. Ma devo dire che sia una delle panoramiche più belle della zona. Guardate che meraviglia, anche il sentiero in briccio, curato, la rete proprio perfetta, cioè non sembra neanche di stare nelle serre. Io rimembro sempre la Sila per il suo ordine, ma devo dire che anche qui da noi c'è gente con le sue aziende che ci sa davvero fare. Tutto il campo fresato e sullo sfondo, vedete, Monte Morrone, punto più alto dove c'è il ripetitore Rai. Sotto una parte di Serra San Bruno, la parte nuova, la parte del Calvario, e in fondo, come vedete, sotto Croce Ferrata c'è l'ospedale di Serra San Bruno. Non ci sono parole per descrivere questo cucciolo di maremmano sdraiato, vedete, che mi ha visto, si riposa, poi si alza e vorrebbe giocare con noi. Sicuramente ci sarà la mamma da queste parti, infatti noi non ci avviciniamo più di tanto, proprio per non creare disturbo. Buongiorno, piccolo, che si dice? Tutto a posto? Guardate che meraviglia. Guardare e non toccare. Questa è la fotografia. Immortalare, farvi vedere, ma mai andare oltre i recinti, perché è una questione di rispetto, toccare i cani che sono di altri, entrare nelle proprietà altrui. Bisogna sempre seguire il sentiero e stare sul sentiero. E guardate che meraviglia, guardate, c'è solo da incantarsi. Con questi monti variopinti che stanno di primavera e di estate già in arrivo. Guardate il sentiero pieno di mimose e poi tutto di qua, tutta la parte del bosco di Santa Maria, che meraviglia. Un vecchio rudere che ricorda i tempi che furono, con queste pecore che pascolano in mezzo alle mimose, il suono delle campane che arriva dalla Certosa. Sono le 10 in punto del 20 maggio 2022 e questa sterminata collina gialla con lo sfondo di Serra San Bruno in una giornata a dir poco meravigliosa. 25 gradi.
cosa dirvi? Che il territorio delle Sere Calabre è stupendo. Guardate questo albero di ciliegie, guardatelo nella sua maestosità. Quante ciliegie, sicuramente in arrivo. E poi questi fiori dove si posano api, farfalle. Un connubio di colori che scatena in noi quella voglia di natura.